Ciao a tutti, Lesini, siamo qui in un nuovo video di unboxing blind bag, blind box acquisti da in questo caso Miniso. Sono stata in vacanza e sono andata in alcuni negozi che da me non ci sono, tra cui appunto Miniso, ma ho un sacco di altri video unboxing, quindi preparatevi perché arriveranno sul canale, tra cui anche video di Primark che da me non c'è. E nella mia regione insomma non c'è, e quindi finalmente sono riuscita a visitarlo. Sono super contenta perché gli acquisti erano stupendi. Adesso però pensiamo a Miniso, anche questo fantastico. Avevo acquistato da loro online, se vi siete persi il video lo trovate sul canale, e adesso direi di andare a vedere cosa ho comprato. Per prima cosa vi faccio vedere degli acquisti non blind. Allora, c'erano tantissime cose, veramente ho faticato a scegliere. Ho preso due portachiavi, ce n'erano una marea. Il primo che ho preso è questo, o meglio sono due, sono della Sanrio ovviamente, e costano 5,99 euro la coppia. Spero che la strada non vi dia fastidio, ma è tanto caldo, devo tenere aperta la finestra. Comunque andiamo a vedere i due portachiavi originali ovviamente, e questi sono di Kuromi. Ovviamente sono due, quindi volendo o li usate per voi o li potete regalare a una vostra amica, un vostro amico. Allora, questo appunto è il gelato, c'è Kuromi vestita da, non so, dipendente di un caffè, perline, e quest'altro ha lei che prepara sempre il gelato e ha un ghiacciolo. Carinissime e tutte olografiche, le Stradoro sono in tipo vinile, molto carine, e dietro sono così, sono originali sempre Sanrio e Miniso. Belle, 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 veramente stupende. Altro portachiavi è questo, ovviamente non potevo non prenderne uno di Pociacco, ero indecisa fra due, alla fine ho preso questo, sempre originale Sanrio con tutti i personaggi qua, questo pure 5,99, e la figure è in gomma. È carinissimo, mi sapeva tanto carino con questo fiocchetto tipo da bagno, come si stesse truccando, non so, preparando, facendo skin care. Mi piace un sacco, e quindi super carino, molto bello. Adesso invece passiamo alle blind box, ne vediamo una alla volta. Allora, per spezzare un po' la Sanrio passerei a questi, non li avevo mai visti, sono dei pinguini e sono dei peluche. Questi sono dei segni dello zodiaco. Questi sono tutti quelli che si possono trovare, ovviamente spero nella bilancia, ma ce ne sono tanti molto carini, anche gemelli, anche acquario per esempio. E il prezzo non ve lo so dire perché penso sui 15, però non ne sono sicura, e si chiamano Pample Toy, non so, non l'avevo mai sentiti, sì, Miniso Pample Toy, e sono super carini. Comunque il nome è questo qua, se vi interessano, e li troverete penso sul sito, ma c'erano una marea di blind box veramente stupende. Andiamo ad aprirli, sono troppo curiosa. Vediamo un po'. Allora, aspettate che... ok, l'ho fatta. Vediamo, 1, 2 e 3. Oh, che carino, anche questo mi piaceva tanto. Allora, questo penso sia lo scorpione, eccolo qua, sì, è carinissimo, guardate che adorabile, innanzitutto è morbidissimo, e questa è tutta il tag, insomma, è super super bello. Questo si può, no, non si può togliere, è cucito, qua ha tipo le cornine, qua è olografico iridescente, anche qua c'è il suo segno, e c'è appunto il pinguino con la codina dello scorpione, super carino. Troppo carino. Poi adoro questa combinazione di colori sul celestino e lilla insieme. Super morbido e stra approvato. Mi piace tantissimo. Poi sono veramente grandi. Non so se vi rendete conto, ma sono veramente grandi. Quindi mi piace tantissimo. Adesso passiamo alle altre due blind box. Passiamo a un'altra cosa pelusciosa, o meglio floccata, della Sanrio. Si chiamano Rabbit. E queste sono sempre originali, sempre per Miniso, e ci sono questi sei personaggi, sono floccati e sono belli grandi, li ho visti anche dal vivo. Di questi onestamente mi piacciono tutti, però se devo scegliere vorrei uno di loro due, magari lei perché trovo sempre lui, e uno di loro due. Però sono super belli, super pastellosi e sembrano un po' a tema Pasqua, ma in realtà vanno bene insomma per qualsiasi occasione. Allora, adesso devo capire come aprirlo perché non lo riesco a capire. Vabbè, lo apro da qua. Ok, ho trovato la linguetta, non la vedevo. Eccola qua. Vediamo chi abbiamo trovato. Ci sarà la card, quindi non ci facciamo spoiler. Sono giganteschi. Apriamo.
Uno, due e tre. Oh, carino! Sì, ho trovato uno dei miei preferiti ed è Cinnamon Roll. È super peluscioso, floccato, come vedete. È bello grande e bello pesante. Sotto c'è scritto il suo nome. E è super carino e ha un sacco di dettagli pastello. Lo amo, veramente stupendo. E la sua card è questa qua. Quindi dietro è fatta così. E davanti è questa. Super bello, anche questo penso sui 15 euro costava. O forse 9, era sconto mi sa, questo 9. Ultima blind box di oggi è questa, stupenda, di Kuromi. C'erano tantissime serie di Kuromi, però ho preferito questa qua, Lucky Divination, un po' tema witchy, così come vedete. Allora, di queste mi piacerebbero tantissimo questa col tappeto a tavola tipo Ouija, e questa qua, questa con le carte tarocchi, e questa qua ovviamente Mystery con la sfera di cristallo e il tavolino, che sarebbe stupenda. E qua è sempre originale. Dietro ci sono i libri, eccetera, eccetera. E questo è il sopra. Vediamo un po' chi troviamo. Fatemi sapere se le conoscevate queste serie e se vi interessano, appunto, penso le troviate sul sito. Allora, vediamo un po'. Uno, due e... aiuto! E tre. Carina, abbiamo trovato quella con il peluscetto, credo sia un peluche, insomma, che è del suo animaletto Embrace Luck, ok, porta fortuna tipo, ok, eccolo qua, carinissimo. E questo qua è l'animaletto, il coniglio, non so, un cane, un coniglio credo sia, sul quale spesso, col quale spesso troviamo raffigurata, insomma, Kuromi, penso sia il suo animaletto. È gigante anche questa, stupenda, dettagli perfetti, la adoro. E quindi questo è quanto per il mio haul da Miniso. Fatemi sapere se gli acquisti che ho fatto vi sono piaciuti. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un pollice in su. E mi raccomando, restate sintonizzati per altri video, tra cui quello di Primark. Ci vediamo alla prossima. Ciao!